La WISP nella delegazione del Forum Nazionale del Terzo Settore che oggi è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. La WISP in delegazione ha indicato al Presidente della Repubblica, sottolineando in questo caso anche un passaggio della stessa portavoce, la necessità di un suo impegno a guardare un intervento sull'armonizzazione della legislazione sportiva che riguarda ciò che è stato riconosciuto nel codice del terzo settore italiano ma anche ciò che riguarda il rapporto con il sistema sportivo, con il Comitato Olimpico e con le annunciate riforme di questo governo. Come WISP abbiamo detto che è necessario intervenire per evitare che ci fosse una schizofrenia ordinamentale e che venga soprattutto riconosciuto il valore culturale e sociale della pratica sportiva di base. La WISP e il mondo sportivo sociale sta attraversando una fase particolarmente inedita nel rapporto con lo scenario normativo, perché da un lato si è aperta una fase di riforma del Comitato Olimpico Nazionale, per adesso annunciata, e che ha bisogno chiaramente di indirizzi attuativi per potersi poi confrontare nel merito, anche se abbiamo già espresso la nostra posizione, particolarmente interessati a capire se il nuovo soggetto che è stato presentato, quindi Sport e Salute, può essere davvero uno degli elementi per poter valorizzare le azioni quotidiane che lo sport sociale rappresenta all'interno delle politiche pubbliche del Paese, e dall'altra parte mettere mano al nostro statuto per vedersi riconosciuta come WISP APS, Rete Associativa Nazionale, cosa che cercheremo di raggiungere all'appuntamento che abbiamo indicato ieri nel nostro Consiglio Nazionale dal 14 al 16 giugno di quest'anno a Chianciano Terme, perché il riconoscimento della qualifica di associazione di promozione sociale non è altro che il compimento di un ulteriore percorso che si è aperto nel 2014 con la riforma del terzo settore italiano e che poi è stato confermato con il decreto legislativo 117, codice del terzo settore, che noi vogliamo appunto raggiungere come obiettivo, realizzare come obiettivo, per non disperdere il nostro grande patrimonio sociale, il nostro capitale umano che in 70 anni di storia abbiamo costruito mettendolo a disposizione del Paese, organizzando lo sport per tutti, lo sport di cittadinanza.